Come sono andate le esperienze di osservazione? Qualcuno vuole raccontare come si è mosso? Che approccio ha usato? Sì, tanto non ci vede nessuno. Niente, io ho visto e mi sono fermato. Beh, uscendo, la prima cosa che si nota, diciamo, se non altro per la sua grandezza, è l'albero di fronte, no? Anche perché, insomma, quando vedi una persona, penso, vede un albero così imponente, di solito, non lo so, d'istinto, gli viene di andarci incontro. Come se, diciamo, fosse una presenza quasi umana, non lo so. E quindi niente, l'ho visto, sono andato incontro e mi sono fermato sotto e niente, ho scritto due righe così, pensando un attimino. Quindi se volete le leggo magari. Volentieri. Questo, diciamo, è stato il mio sguardo. Allora, un grande albero, di fronte una piccola masseria. Un albero e una masseria, si guardano. Si saranno mai parlati? Avranno molte storie da raccontare e mi chiedo cosa avranno custodito, quale famiglia avranno protetto e poi quell'albero proprio lì, di fronte. Di fronte per essere guardato, per sentirci sicuri, al riparo, di fronte per andare, ripararsi, mangiare, festeggiare, di fronte per stare qui insieme, l'albero qui. Grazie. Sì, le premesse per me sono le stesse di, scusami, di Gianni, quindi anch'io sono andato verso questo albero. Poi però ho voluto andare, come nella poesia che abbiamo visto prima, oltre, no? Quindi non quell'elemento che sembrava dare più spunti, ma sono andato oltre, c'erano dei fichi d'India, quindi all'apparenza un ambiente arido, invece mi sono addentrato e ho visto delle diversità, quindi anche lì focalizzando lo sguardo all'interno delle foglie, per esempio ho visto una tela enorme di un ragno che da lontano non si vede, ma avvicinando lo sguardo invece si nota in tutta la sua complessità. E persino i fiori dei fichi d'India, no? Quindi uno immagina delle spine, quindi come dire, qualcosa di inaccessibile, invece fiori con insetti che andavano a posarsi su questi fiori. Ecco, quindi avvicinare lo sguardo in ambienti che all'apparenza si dimostrano ostili, invece ti fanno scoprire dei particolari interessanti. Grazie. Io sono stata, l'avevo notata già prima, sono stata particolarmente colpita da un letto che c'è fuori, disfatto, con dei pannetti stesi. Mi ha dato l'idea di una mamma e un bambino piccolo che si erano appena alzati. Cioè, in realtà ho scattato la foto, non ho scritto nulla, però mi ha molto colpita. E vabbè, le scopette anche. Grazie. Sì, io per lavoro anche sono abituato a parlare molto e non mi capita spesso, purtroppo, di dover chiudere la bocca e aprire occhi e orecchie. Anche se qualcuno mi ha detto tempo fa che se qualcuno ci ha creato con due orecchie, due occhi e una bocca, evidentemente il senso era di fare il doppio di quello che facciamo con la lingua. Quindi. E per cui ho provato a. Ho scritto due righe più,
più che altro descrittive di quello che ho provato, che ho osservato. Prova a leggerlo. Dal buio alla luce, chiudo gli occhi e respiro il disegno della mia vita all'incontrario, con ragni che tessono grandi ragnatele per trattenere i sogni a me e scope sospese per aria, utile a mettere ordine tra i pensieri e non a strappare radici, con sassi e tronchi che in silenzio si raccontano. Grazie. Cosa? No, non posso. Passo. No, io invece ho incontrato delle narrazioni, ho incontrato delle storie, anch'io mi sono avvicinata all'albero, al grande albero, mi sono stesa sotto e ho visto dei rami molto sottili che insomma contrastano con la solidità di questa creatura, per cui mi è piaciuto questo contrasto tra il tronco enorme e però avevo proprio voglia di stendermi, sono stata a guardare questi rami molto sottili che erano anche nelle balle ai piedi dell'albero, composte in maniera estremamente ordinata, anche quelli avevano un'altra storia, no? Erano dei rametti che vengono tagliati dagli ulivi e che poi vanno a comporre un qualcosa di molto utile per l'uomo, che è appunto le balle poi da bruciare nei forni. Altri rami sottili accanto erano quelli del mandorlo, che ho visto particolarmente sofferente, e ho pensato che il mandorlo sta soffrendo. Ultimamente i mandorli stanno soffrendo molto qui, per cui è come se questa pianta non si stia trovando più a suo agio in questa terra. Ha tanti problemi, ogni anno sono sempre di meno le mandorle che si riescono a raccogliere. E niente, erano tre storie semplicemente che ho messo insieme. Grazie. Io mi sono soffermata su questi sgabelli fatti coi tronchi. Ho pensato che nel momento in cui loro svolgono la loro funzione, che ormai non è quella propria dell'albero, diventano tristi, perché li ho immaginati come se fossero ricoperti di occhi, e quindi l'uomo nel momento in cui si siede sul tronco va a chiudere alcuni occhi che non possono guardare a 360 gradi, quindi in questo momento erano felici, a differenza del resto del tempo in cui da sgabelli diventano tristi perché non possono guardare proprio tutto, ma è l'uomo che gli ostruisce la vista, diciamo. Grazie. Io invece mi sono fatto un po' prendere come al solito, un po' dalla morfologia delle cose. E questi chiari scuri che mi colpiscono, quindi ho tirato così uno scatto al tronco che proprio per entrare un po' nel particolare, ma diciamo che è una cosa anche, è una textura. Che spesso come approccio al lavoro uso, quindi ho fatto, diciamo così, uso di una tecnologia che mi appartiene, ma la cosa che volevo così, come dire, evidenziare è la luce che genera queste profondità, no? negli oggetti, in questo caso il tronco, poi anche una corda che ho trovato così in zona. Ma ecco. Questo era. Un altro è questo. Grazie. Senza avere l'intento di analizzare o attribuire significato o leggere da un punto di vista psicanalitico tutt'altro le cose che avete raccontato, anche per gratitudine, perché comunque quando si condividono degli sguardi è anche bello, intanto che ci si senta dire grazie e poi che vengano restituiti questi sguardi, li abbiamo condivisi. Quindi provo a farvi vedere che cosa ho visto. Ho visto che nel vostro uscire da qua, e tra l'altro mi è piaciuto molto il modo in cui siete usciti, perché per un istante mi sono ricordata di un mito platonico, che è quello della caverna,
Per cui abbiamo visto delle cose proiettate sul fondo e siamo usciti a guardare altri tipi di realtà raccontati da altri. Quindi c'era forse un demiurgo che ci ha mossi. E quindi avete creduto ad altro andando fuori. E quindi è stato bello anche vedervi fuggire, perché un po' siete fuggiti da questi vincoli. Eravamo tutti un po' vincolati qua. E il modo in cui vi siete mossi è stato per evidenza. O per evidenza verso qualcosa che ha colpito in quel momento lo sguardo, o per evidenza verso qualcosa che l'aveva colpito precedentemente e su cui siete voluti tornare. O per evidenza rispetto a delle vostre già pregresse sensibilità. Cioè vado dove so che mi piace guardare, vado dove si sta bene il mio sguardo o dove il mio sguardo sta scomodo e quindi mi piace che scopra. Quindi l'evidenza rispetto sia a cosa cogliere e a come coglierlo. Poi adesso nel raccontare avete usato molti verbi legati alla vista. Quindi sono stati colpiti, ho visto, mi sono fermato, ho incontrato, quindi all'imbattersi, all'andare verso le cose e a trovarle, o perché loro sono anche venute verso di voi. E poi avete usato degli stili interessanti, che si sono mossi dal descrittivo, che cosa c'è, qualcuno ha detto c'era, c'è, ho visto, quindi dalla constatazione di qualcosa, all'aspetto più poetico, che non è solo evocativo, per poetico intendo proprio quello che diceva prima Leopardi, cioè il fare, il poetico, il mettere in opera qualcosa che ho visto e che quindi trasformo in altra materia. E poi c'è stato anche lo stile interrogativo filosofico, vedo questa forma e la interrogo, che cosa mi racconta? Mi racconta di una relazione tra un albero e una casa, del fatto che loro si guardano, o che gli alberi non guardano più o non sono più visti nello stesso modo, o che mentre io guardo questa trama la sto guardando così perché qualcuno la guarda così, la luce per esempio, la luce che è una grande narratrice, a seconda di come illumina le cose racconta altro, quindi le racconta di giorno in un modo, di notte in un altro. Avete parlato di inatteso, di particolare, di scoperta, di tonalità emotive. E anche se avete fissato in un'immagine o in una descrizione qualcosa, ne avete raccontato non solo la trama ma la storia, quindi la relazione con un prima e un dopo. E anche se vi avevo chiesto di osservare, e quindi per esempio avete constatato che abbiamo due orecchie, due occhi, e invece il parlare ha un veicolo espressivo, quindi non è doppio, e quindi forse potremmo diventare più ricettivi di quanto siamo invasivi con la parola, più contemplativi di quanto siamo a volte offensivi con la lingua. Quello che avete fatto è stato un gesto di attenzione che ha dato voce alle cose, cioè mentre le osservavate le avete anche ascoltate, quindi avete usato i sensi in modi diversi e avete recuperato quel senso dell'osservare che è anche prendersi cura. L'osservare è un gesto molto interessante. Avete usato diversi verbi, avete usato il guardare, ho visto, ma soprattutto avete usato dei tempi lenti. Vi avevo dato mezz'ora, ma in realtà l'avete fatta fruttare molto bene, poteva anche andare oltre. Questo osservare è un verbo molto suggestivo. Se pensiamo che per esempio è il verbo legato al silenzio. Quando bisogna rispettare il silenzio si dice osservare il silenzio. E quindi si mescola un'attività dello sguardo a un'attività acustica. E questa sembrerebbe una contraddizione, ma non lo è. Perché osservare vuol dire conservare, rispettare, prendersi cura, proprio osservare, ob, andando intorno, muovendosi verso. Quindi non rimanendo fermi, ma muovendosi verso le cose. Quindi andando verso la loro struttura, verso la loro forma, senza quell'invasività di dire so com'è, ma con l'attesa di vedere come si mostra. Ed è veramente un atteggiamento di premura verso le cose, che ci insegna un'altra poetessa,
un secondo, che è questa, Wisława Szymborska. La poesia si intitola Disattenzione. Ieri mi sono comportata male nel cosmo. Ho passato tutto il giorno senza fare domande, senza stupirmi di niente. Ho svolto attività quotidiane, come se ciò fosse tutto il dovuto. Inspirazione e espirazione, un passo dopo l'altro, incombenze, ma senza un pensiero che andasse più in là dell'uscire di casa e del tornarmene a casa. Il mondo avrebbe potuto essere preso per un mondo folle e io l'ho preso solo per un mondo ordinario. Nessun come e perché, e da dove è saltato fuori uno così? E a che gli servono tanti dettagli in movimento? Ero come un chiodo piantato troppo in superficie nel muro, oppure, e qui un paragone mi è mancato. Uno dopo l'altro avvenivano cambiamenti, perfino nell'ambito ristretto di un battere d'occhio. Su un tavolo più giovane, da una mano d'un giorno più giovane, il pane di ieri era tagliato diversamente. Le nuvole erano come non mai e la pioggia era come non mai, poiché dopo tutto cadeva con gocce diverse. La terra girava intorno al proprio asse, ma già in uno spazio lasciato per sempre. È durato 24 ore buone, 1440 minuti di occasione, 86.400 secondi di visione. Il savoir-vivre cosmico, benché taccia sul nostro conto, tuttavia esige qualcosa da noi. Un po' di attenzione, qualche frase di Pascal e una partecipazione stupita a questo gioco con regole ignote. Con un andamento che non sembra poesia, ma che sembra un viatico per come muoversi quando usciamo da casa, e con un'apparente semplicità, Wisława Szymborska ci dice che appunto si è comportata male nel mondo perché non si è fatta domande, perché tutto quello che è ordinario richiede in realtà un'osservazione più attenta. Nietzsche ci ha detto che tutto quello che è quotidiano e vicino e consueto è in realtà quanto di più pericoloso esista, perché lo interroghiamo poco. Se invece proviamo dalle cose che vediamo tutti i giorni, quindi non serve andare dove è esotico per capire come si muove il nostro sguardo, basta muoversi nelle cose più quotidiane, ma cambiando il nostro punto di vista, cioè prima di tutto accorgendoci di come guardiamo, facendoci delle domande sui nostri stili di visione, che possiamo interrogarci filosoficamente, cioè da un punto di vista anche di responsabilità su quello che stiamo vivendo, su quello che stiamo vedendo degli altri. E lo dice appunto cercando di muoversi dall'uso ordinario verso un altro uso. Chi ci insegna a fare questo sono i poeti, perché riescono a rendere visibile quello che per noi è molto silenzioso, lo rendono una testimonianza tattile di quello che possiamo vivere anche noi, e ce lo spiega molto bene chi si è occupato tantissimo di fotografia, che è Roland Barthes. Quando quello che Wisława Szymborska chiama ordinario, lui lo chiama l'ovvio. E per chi si vuole occupare di spazio, di mappe, l'ovvio è quello che viene per strada, obviam, è quello che incontriamo, che non dobbiamo fare fatica a cercare, è quello che ci si imbatte semplicemente muovendo un passo dopo l'altro. E diventa ovvio perché non lo interroghiamo, perché non lo osserviamo. Allora Roland Barthes ci dice che dobbiamo provare, rispetto all'ovvio, a esercitare uno sguardo che lui chiama ottuso. A scuola ci hanno insegnato che ottuso è un angolo maggiore di 90 gradi. Eppure ci dimentichiamo di questo insegnamento elementare quando diciamo a una persona che ci sembra stupida che è ottusa. Allora pensiamo che ottuso voglia dire stupido. In realtà ottuso vuol dire che ha colpito o è stato colpito così tanto da diventare ampio come raggio di azione.
La differenza o l'opposto dell'angolo ottuso è l'angolo acuto. Se pensiamo all'angolo acuto come angolo di vista, se guardiamo con un angolo o con uno sguardo acuto, stiamo già cercando qualcosa e quindi andiamo solo in cerca di conferme di quello che ci attendiamo. Poco stupore. Se cerchiamo solo conferme a quello che pensiamo della realtà, vediamo esattamente quello che stavamo cercando. E quindi se il nostro sguardo è uno sguardo martello, il mondo sarà un chiodo, non vedremo altro. Se il nostro sguardo sta a diventare ottuso, ampio, Hannah Arendt parla di sguardo pensoso, non di pensiero, ma di pensosità, di possibilità di pensare, il nostro sguardo si allarga, allora non vedremo più solo chiodi, ma vedremo anche altro. Non vedremo più solo in funzione di quello che ci serve, ma in funzione di quello che ci dà meraviglia, di quello che fa allargare il nostro sguardo alla domanda di stupore. Gli antichi greci, a cui si deve la nascita della filosofia, hanno fatto nascere la filosofia perché l'hanno interrogato il mondo, perché l'hanno osservato con meraviglia. Se si interroga il mondo con meraviglia, non si guarda solo quello che ci si aspetta o quello che ci tranquillizza, si guarda quello che ci destabilizza, che ci fa provare meraviglia, interrogazione e volontà di andare verso le cose. Non a caso i primi filosofi erano filosofi che si sono occupati della natura, che quindi hanno trovato l'origine nel mondo o nell'acqua o nell'aria o nel fuoco. Non erano infantili o banali, erano osservatori di quello che succedeva e provavano a interrogare quello che succedeva in base a quello che vedevano, andando però oltre. Questo compito di far diventare il nostro sguardo ottuso è quello di aprirlo verso il possibile, di aprirlo verso appunto la possibilità di stupore e meraviglia. Per farlo dobbiamo sicuramente analizzare come noi già guardiamo e quindi per esempio quali sono i nostri stili, come ci muoviamo, per essere consapevoli di che cosa vediamo quando vediamo la nostra siepe, per tornare ai leopardi. E solo una volta che saremo consapevoli dei nostri stili potremo muoverci, non per togliere quei preconcetti di cui abbiamo visto ci serviamo anche noi nel video di George Clooney. I preconcetti rimarranno sempre prepensati, ci muoveremo sempre con dei prepensieri verso l'altro. La fenomenologia vorrebbe che noi sospendessimo il nostro giudizio sul mondo, ma non lo sospendiamo per toglierlo, lo sospendiamo perché rimanga lì e lo possiamo vedere meglio, perché se lo possiamo vedere meglio lo sappiamo anche un po' gestire e magari rallentare nella nostra relazione con l'altro. Allora, provare a sospendere il giudizio non è totalmente togliere quel giudizio, ma poterlo controllare, poterlo perlomeno avere presente. E muoversi in una direzione di sguardo pensoso e appunto ottuso significa cogliere di quello che vediamo anche quell'elemento amabile, quell'elemento commovente, quell'elemento che non tutti vedono, ma che noi vediamo. Roland Barthes nelle foto lo fa molto bene. Ci dice quello che oggettivamente c'è, il dato osservativo, descrittivo di una fotografia. Lo fa per esempio in una fotografia scattata a New York nella Little Italy, in cui si vede un bambino sdentato intorno ad altri bambini con delle armi. Lui dice oggettivamente, quindi il dato ovvio di questa fotografia è che siamo in un contesto con uno svantaggio, che può portare dei bambini in età anche molto piccola a delinquere. E questo è il dato ovvio. Il dato ottuso è quello che solo Roland Barthes osserva, che ci vuole raccontare, è questo sorriso sdentato del bambino. Noi potremmo vederne altri. E il fatto che lui veda quelli è dovuto alla sua storia, alla storia del suo sguardo. E se noi recuperiamo il dato commovente in un'immagine, è solo nostro. Non ci viene indotto da nessuno, è solo personale, è solo appunto quell'amabile che ci muove verso le fotografie. E possiamo farlo appunto con le fotografie, possiamo farlo con il cinema, possiamo farlo anche con un territorio. E possiamo farlo anche quando decidiamo di non entrare in un territorio che ci è precluso, in un territorio che è oltre confine.
Possiamo farlo perché decidiamo di avere rispetto di quel territorio e di avere rispetto del territorio dell'altro. Nella geografia è molto più facile varcare il confine e mettere il piede altrove e diventarne dei possessori, perché lo possiamo guardare, lo possiamo calpestare, possiamo annusarne gli odori e allora diventa nostro. Nell'altro non è così facile entrare, anche se la tentazione è potente, è forte. Bisogna imparare a osservarlo da fuori, imparare che abbiamo gli strumenti per raccontare l'altro anche senza avere la presunzione di sapere come l'altro è. E questo andamento ci può essere suggerito da un altro filosofo che è Kierkegaard, che dice che anche se io non potessi entrare in un territorio in cui ho una voglia enorme di entrare, saprei comunque muovermi intorno a quel territorio. Allora lui immagina che ci sia uno spazio precluso con dei cancelli, dei muri, e lui ha un desiderio enorme di entrare in quello spazio e non può farlo. Allora lui dice: io posso comunque percorrere tutto il perimetro e imparare ad affinare il mio linguaggio nel descrivere quel perimetro. E mentre lo faccio, il mio linguaggio diventa sempre più accurato e racconta la mia relazione con quel perimetro. Quindi racconta me in relazione a quel perimetro. In più lo posso fare a cavallo, lo posso fare su diversi strumenti di locomozione e questo mi permette di avere in alcuni casi lentezza, in alcuni casi velocità e di rendermi conto che mentre sto descrivendo si accresce la finezza del mio linguaggio. Lui dice: tutto quello che io posso fare in relazione a questo territorio ignoto è provare a rispettarlo e aumentare la mia capacità descrittiva. La metafora che lui usa è il linguaggio, cioè il territorio a cui lui non ha accesso, come quello della musica, che lui non sa, non possiede il linguaggio della musica, ma possiede il linguaggio della parola. E allora, anche se lui non sa suonare, anche se lui non sa decifrare la musica, comunque possiede un altro linguaggio e ha il compito e la responsabilità di diventare esperto nel proprio linguaggio esistenziale, sempre di più. Lo possiamo fare nella mappa geografica, ma lo possiamo fare soprattutto rispetto all'altro. Imparare sempre di più come noi guardiamo. E imparare, per esempio, quanta paura c'è nel modo in cui guardiamo, non solo quanta sicumera o tranquillità, ma anche quanto timore, dove non osiamo andare, per esempio, le zone grigie e le zone d'ombra. Per esplorare e per renderci conto che stiamo sconfinando. Un regista che consiglio rispetto a questo apprendistato è Wim Wenders, perché è uno dei registi che più di altri si sono interrogati su che cosa significa andare oltre confine. E lui dice: andare oltre confine è sentire che stai varcando uno spazio, che stai andando oltre una delimitazione e quindi sei molto più consapevole del tuo corpo, ti rendi molto più conto di chi è la persona che stai portando oltre. E lo fai nei sensi soprattutto, che diventano allerta. Noi ci rendiamo molto più conto delle nostre sorprese quando siamo in una situazione di straniamento. Ci rendiamo conto che i sensi si dilatano, che sentiamo diversamente. Se per esempio ci viene tolto il senso della vista, è una leggenda che gli altri sensi si acuiscano. In realtà facciamo più attenzione ad altri sensi. Se non possiamo vedere, sentiamo molto di più gli odori, ma non perché per compensazione lo facciamo, ma perché se c'è preclusa quella nota modalità di approccio al mondo, diventiamo più attenti alle altre, ma le altre erano già lì. Semplicemente noi abbiamo molta fiducia nel visivo e meno fiducia negli altri sensi perché li esercitiamo di meno. Allora, provare a osservare in tutti i sensi, a percepire di una mappa qualsiasi cosa. Prima circolava questa mappa che può essere sgualcita. Quanto di più esperienziale ci sia rispetto al vivere un territorio, sentirlo anche tra le mani, sentire che può essere accartocciato e che bisogna averne anche garbo nel modo in cui lo si riposiziona al suo posto. Ecco, l'esperienza del territorio dell'altro è un'esperienza di attraversamento, appunto di sconfinamento, ma anche di esilio, perché se torniamo alla metafora di Ulisse, Ulisse era costantemente in una situazione di mancanza del proprio territorio noto, era obbligato a fare più attenzione,
ma aveva sempre con sé la nostalgia di questo ritorno, anche la sofferenza di un ritorno continuamente spostato. Per tornare a questa metafora di Ulisse, di questo sguardo che va attraverso territori lontani, territori da esperire, perché l'altra parola di cui Ulisse si serve per parlare di Ulisse è l'esperienza. Era esperto, cioè aveva attraversato nel vivere gli altri mondi. Questo per dell'esperienza è fondamentale, perché ci dà la cifra dell'attraversamento. L'esperire ha la stessa origine del poroso. Noi passiamo attraverso le cose, le attraversiamo attraverso i confini, li attraversiamo, ma impariamo solo se stiamo attenti a quell'attraversamento. Non ci basta varcare una soglia per imparare, bisogna stare attenti al fatto che lo stiamo facendo. Non ci basta vivere per dire che siamo cambiati, dobbiamo far attraversare a quel vivere un vissuto, quindi un nostro sguardo su quello che abbiamo vissuto. Ecco, per tornare a questa metafora, vi faccio fare l'ultimissimo esercizio sulla scorta di una alta poesia che sarà la nostra sollecitazione e anche il viatico con cui vi lascio verso il vostro destino di mappatori o mapperottatori, che è un'altra poesia che parla di Itaca. L'ho stampata su un foglio che ha volutamente uno spazio bianco molto più ampio rispetto al solito, perché voi possiate occupare quello spazio. La poesia con cui volevo salutarvi è di Costantino Cavafis, si intitola Itaca e ci racconta qualcos'altro di quest'isola del desiderio, di quest'isola verso cui si torna. Ciascuno di noi ha un'Itaca, che è l'isola verso cui ci si spinge, ma ci ricorda che Itaca non è solo il luogo del ritorno, ma è il luogo della partenza. Ed è anche qualcosa che ci portiamo dentro e che fa parte del nostro sguardo. E quindi il poeta greco parla direttamente a noi. Quando ti metterai in viaggio per Itaca, devi augurarti che la strada sia lunga, fertile in avventure e in esperienze. I lestrigoni e i ciclopi o la furia di Nettuno non temere. Non sarà questo il genere di incontri se il pensiero resta alto e un sentimento fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo. In ciclopi e lesterigoni, no certo, né nell'irato Nettuno incapperai se non li porti dentro, se l'anima non te li mette contro. Devi augurarti che la strada sia lunga, che i mattini d'estate siano tanti, quando nei porti, finalmente e con che gioia, toccherai terra tu per la prima volta. Negli empori fenici indugia, e acquista madreperle, coralli, ebano e ambre, tutta merce fine, anche profumi penetranti d'ogni sorta, più profumi inebrianti che puoi. Vai in molte città egizie, impara una quantità di cose dai dotti. Sempre devi avere in mente Itaca. Raggiungerla sia il pensiero costante. Soprattutto non affrettare il viaggio. Fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio metta piede sull'isola tu, ricco dei tesori accumulati per strada, senza aspettarti ricchezze da Itaca. Itaca ti ha dato il bel viaggio, senza di lei mai ti saresti messo sulla strada. Che cos'altro ti aspetti? E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso. Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso, già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare. Vi chiederò quindi di provare a pensare, porto con me, alla vostra Itaca. Difficilissimo tenere tutto in mano. Prego. E provate a trasformare
Il primo disegno che avevate fatto, quindi la mappa che vi rappresenta, in una serie di arcipelaghi, quindi in una composizione di isole. Quindi trasformate l'immagine in una distribuzione spaziale, provando per esempio a battezzare le isole con dei nomi che dareste a delle vostre esperienze. Quindi si tratta di utilizzare completamente un altro sguardo. Prima avete fatto sintesi, adesso provate a distribuire in questo spazio come potete arrivare alla vostra Itaca o come l'avete lasciata. Potrebbe essere un'isola, il vostro arcipelago, o più isole. Tu in parte l'avevi già fatto. Sì. E ci deve essere anche Itaca. Sì. E dobbiamo anche decidere qual è la nostra Itaca. Esatto. La vostra Itaca potrebbe essere il punto di partenza, potrebbe essere un'isola che ancora non c'è, quindi non la disegnate. Scegliete voi. Prima hai fatto una rappresentazione di te per sintesi, quindi hai usato una sola immagine, una metafora. Adesso la metafora da usare è quella di un arcipelago, quindi rappresenti te o una parte di te o diverse parti o una parte di storia, non so, l'ultimo anno, con degli approdi. Che dobbiamo nominare. Thank you.
Com'è andata? Sta andando. Ancora qualche minuto. Ci siamo? Come ve la siete cavata? Qualcuno ha voglia di dire? Sì. Allora, io ho disegnato una costa praticamente e poi un'isola con un vulcano. Prima l'avevo posizionata più vicina alla costa, poi effettivamente ho detto no, è più lontano. La mia Itaca è un vulcano che accolga le energie e le lascia esplodere. Non pare lontano, ma il mare può essere periglioso. E la cosa strana è che il punto coincide con il suo. No. Cioè, abbiamo collocato un punto esattamente nello stesso. Io mi sono andata rosa dei venti, no? Ho immaginato che diventasse un arcipelago. E poi questo punto esterno, che è la mia Itaca, non so, ma molto lontano rispetto a questa. E ci siamo così. Ci siamo trovati lo stesso, nello stesso punto, ecco, diciamo. Interessante, quando si è in navigazione a un certo punto bisogna fermarsi e fare il punto nave. E voi l'avete fatto nello stesso punto. Qui. Siete sulla stessa rotta? Forse. Grazie. Niente, io diciamo, ho fatto partorire la mia spirale in tante piccole. È distribuita. Sì. E niente, quindi ho dato un po' dei nomi a quelli che sono un po' i miei interessi anche di questi ultimi anni, quindi non so, qualcuno ha chiamato energia, libri, verde, foto, design, costruzione, invece quella centrale non ha un nome, diciamo, è ancora misteriosa, vediamo. Grazie. È interessante perché quella che hai fatto prima partiva dal centro e andava fuori. Questa ti va dentro. Sì. Io sono partito da un'isola al centro, che sarebbe il mio territorio, e poi è un ipotetico viaggio verso due isole diverse che fanno parte di un arcipelago che io ho chiamato Ogygia, come appunto si parlava prima dell'Odissea, e l'isola dove è vissuta Calipso, si dice. Quindi diciamo sono stati i miei anni in cui mi sono formato e ho dato una mia identità. Le due isole corrispondono alle due città dove sono stato per lo studio e per lavoro. Questa formazione dell'identità poi mi ha permesso di ritornare qui col mio bagaglio di esperienze e per modificare la mia Itaca, diciamo così.
Attualmente è in corso un viaggio verso la costruzione degli affetti e con uno sguardo verso un'isola che non è disegnata, e in questa freccia ho messo una freccia dopo la seconda stella a destra, quindi diciamo così verso un'utopia. Allora, io ho pensato alla storia del mio ultimo anno e vabbè, ho disegnato così, dovevo mettere la barchetta però non l'ho messa comunque. Nel mio ultimo anno le ho nominate soprattutto, e la prima isola l'ho nominata costruzione, ma poi ci ho ripensato, forse anche ricostruzione e crescita. E poi sono arrivata ad una consapevolezza riscoperta, per poi passare all'isola della progettazione, e la mia Itaca l'ho segnata, però non l'ho ancora nominata. Grazie. Io allora, io ho provato a trasferire, non è cambiato molto, diciamo. Quindi, così come era una fitta rete di sentieri, adesso c'è un arcipelago di 9 isole, ho provato a trasferire, tra cui la mia Itaca, e non c'è un ordine di percorrenza. Quindi c'è questa barchetta impazzita che va da una parte all'altra, ritorna, poi insomma naviga, e solo Itaca è un po' ha un po' una posizione un po' fuori come punto un po' finale, ma anche di partenza, quindi diversa dagli altri. Tra l'altro istintivamente l'ho messo a sinistra, dove in genere nel libro illustrato, nelle favole, no, è sempre il punto del ritorno, almeno per noi, per lo sguardo occidentale, no? Quindi è casa. E quindi niente, c'è un'isola Bello Sguardo, che è quello che prima avevo chiamato punto panoramico. Se la Bello Sguardo, diciamo, è quel territorio in cui riesco a guardare le cose da una prospettiva privilegiata, in un certo senso, privilegiata per me, diciamo. Poi c'è l'isola Rosa dei Venti, che è quel territorio in cui so orientarmi. Alcatraz, ovviamente. Poi l'isola della saggezza, l'isola dei tesori di vario genere, l'isola del passato, isola cieca o della morte, che era la vecchia strada chiusa per lavoro in corso, però comunque una strada chiusa, quindi l'isola dei no, diciamo. Un piccolo cieco. Quindi un postaccio, sì, non ci vado volentieri. E poi l'isola dell'incanto o dell'estasi, quello che era il mio Luna Park, e Itaca o casa, che è lo stare nel mondo. Ho detta anche isola del desiderio. E tu hai vissuto un'esperienza ancora diversa, non solo della rappresentazione ma della traduzione, perché già avevi rappresentato più o meno distribuendo le esperienze secondo mappe, l'hai fatto traducendo in altri linguaggi e quindi cambiando ulteriormente il punto di vista, perché anche nella traduzione avviene un tradimento, ci si traghetta da una esperienza all'altra. Nel disegno precedente avevo parlato del viaggio in cui mi sento costantemente attivo, e il viaggio ovviamente mi ha portato, nel corso del tempo, mi ha portato a delle emozioni. Prima mi sono collegato un attimo a un pensiero, a una frase detta prima sul tempo. Per me il tempo è passato o molto velocemente o molto lentamente a seconda dell'emozione brutta o bella che in quel momento ho provato, che però c'è stato un andirivieni. Quindi le mie isole le ho denominate sulla base, diciamo, dello stato d'animo o dell'esperienza che mi ha portato, più che altro. Quindi
tornandoci anche più volte, non le ho mai abbandonate, cambiando l'ordine in cui mi muovevo. Per cui dal gioco al dubbio, dalla crescita al divertimento, dalla paura all'emozione. L'isola dell'emozione è quella che è stato un po' il fulcro ogni volta, per poi tornare a Itaca, che individuo come isola dello specchio. Isola dello specchio che è quella in cui riesco a guardarmi, a riconoscermi, ovviamente a essere contento di quello che vedo. E allora, io ho provato a rappresentare all'interno di un cerchio che fa sempre lo stesso giro su se stesso i punti geografici di spostamento, e poi ho provato a identificare quale potesse essere Itaca, ma cioè, in realtà potevo dare lo stesso nome ad ogni posto, cioè, quindi per me Itaca non so quale posto è, perché potenzialmente ogni posto potrebbe rappresentare un punto di partenza. Molto bene. Questo esercizio ha riassunto quel racconto di Karen Blixen della cicogna, perché da una parte quello che avete rappresentato è il risultato di qualcosa, ma è anche un progetto, quindi sono degli intrecci continui. Prima mi ero dimenticata di sottolineare una cosa relativa alle vostre osservazioni, che però è interessante per quello che avete fatto ora. Nel cogliere, osservando delle trame, avete potuto vedere dei reticoli anche. E qualcuno aveva non a caso fatto riferimento a delle ragnatele, o le aveva viste o le aveva colte come metafore. Le ragnatele sono un altro modo di rappresentare l'esperienza. Lo è la mappa, lo è per esempio in questo caso l'arcipelago, che mostra ancora più fortemente l'andirivieni, qualcuno l'ha detto, no? Quindi la possibilità di spostarsi, di tornare anche per esempio sulla stessa isola più volte, e comunque mostra con evidenza il cambiamento, il movimento, il dinamismo dentro all'esperienza rappresentata. La ragnatela è insieme non solo un luogo di cattura, ma è insieme qualcosa che è estremamente fragile, eppure ha una trama, eppure ha una sua consistenza e soprattutto ha una sua architettura geometrica molto raffinata e una sua resistenza. Perché rispetto al raccontare storie, le ragnatele dicono tantissimo. Dicono che c'è stata un'intenzionalità compositiva, che servono per la sopravvivenza di chi poi le abita, che catturano l'attenzione e catturano anche fisicamente chi vi si imbatte, ma sono anche una trama precisa e per noi molto fragile, ma in realtà estremamente resistente. Non a caso la sostanza di cui è fatta la ragnatela è stata studiata per poterla riprodurre, perché ha una resistenza, un'elasticità notevole. Pensate a quando viene attraversata dal vento, no? Si muove ma resiste, e ha una potenza metaforica molto densa rispetto alla nostra capacità di raccontare una storia e di tessere insieme anche qualcosa che sembra fragile e flebile, in realtà ha un suo potere molto forte. E ci riporta, oltre all'arcipelago di Itaca, delle sue isole che compongono i nostri ritorni, i nostri andirivieni, ci riporta all'architettura delle storie. La mappa è anche architettura, non è solo geografia o spazio, ma è posizionamento di ciò che viene prima, di ciò che viene dopo, di ciò che ha un ordine, un'organizzazione del sapere. Infatti le mappe vengono usate anche come mappe cognitive. Prima qualcuno, adesso non mi ricordo più, forse Andrea che è andato via, parlava dell'insiemistica. Quello è un modo per rappresentare un sapere, ma ci sono anche mappe con connettori che legano lo sviluppo di un pensiero ad un altro. O
Ognuno di noi ha dei modi diversi per organizzare il proprio sapere. Chi lo fa appunto in modo narrativo, questo ce lo spiega Brunner, chi lo fa in modo logico-formale, quindi secondo un impianto appunto molto rigoroso, chi va per evocazioni, chi va per metafore. Ognuno di noi ha degli stili narrativi diversi che possono essere rappresentati da mappe o che le mappe favoriscono. Quindi la circolarità è molto forte tra il modo in cui rappresento e il modo in cui mi serve rappresentare. Per chiudere, c'è un'altra metafora che credo dia molto bene il senso della fluidità, oltre a quello dell'acqua, nel modo in cui organizziamo il nostro stare nel mondo, e che riepiloga anche l'erranza della mappa, che è la possibilità di sbagliare, che è il labirinto. Il labirinto è una spazialità rappresentata, resa fisica, di un'architettura non tangibile. Siamo abituati a pensare al labirinto come un luogo in cui è facile entrare ma da cui è difficile uscire, come un luogo che è stato creato per nascondere un centro, per nascondere un mostro, per nascondere qualcosa che era temibile, il Minotauro. Ma il labirinto è anche per qualcuno in realtà solo una costruzione, un castello. Chi ha costruito il labirinto era Dedalo. Nella tradizione Dedalo non era solo architetto, pare che fosse anche coreografo. Cioè era maestro dell'organizzazione delle danze. E c'è un parallelo molto intenso e anche molto esplosivo tra la coreografia di un balletto e l'organizzazione architettonica dello spazio. Perché è come se l'architettura fermasse ciò che la danza rappresenta in un istante. Quell'istante della coreografia è coglibile solo nello sguardo d'insieme, ma è fatto di tanti particolari. Allo stesso modo un palazzo è fatto di tanti particolari che tutti insieme compongono un unicum, ma solo se vengono concretizzati in materia. La percezione di un balletto invece si perde nell'istante, ma lo si vede tutto insieme. Viene trasferita nella materia del mattone quello che la danza è nella materia della percezione. E se pensiamo che entrare in un labirinto può essere perdersi, ma il modo per uscirne è avere un filo, quel filo è il filo del pensiero, è il filo della storia che non va perso, che è il filo che ci tiene uniti all'uscita, perché sappiamo raccontare anche i posti in cui abbiamo trovato un ostacolo, ci siamo fermati, siamo tornati sui nostri passi. Quindi il filo narrativo è quello che ci consente di entrare in uno spazio anche angusto, ma di uscirne perché sappiamo raccontare dove ci siamo persi. Quindi questa è l'importanza narrativa. Per recuperare questo filo ho voluto raccontare la relazione che c'è tra il labirinto e le relazioni educative, in un testo che si intitola Farsi tramite, in cui Arianna non è solo colei che ci consente di uscire, ma è anche colei che ci consente di vedere anche gli aspetti più oscuri del perdersi, oltre a quelli luminosi. E riprendendo un altro poeta greco, Adunis, lui ci dice che possiamo conoscere noi stessi e perdersi nei percorsi passi passi, ma anche provare ad ascoltare qualcosa che già sussurra ma che non avevamo né visto né notato. Ho i miei segreti per camminare sulla ragnatela, ho i miei segreti per vivere sulle ciglia di un Dio che non muore. Innamorato, abito nel mio volto e nella mia voce. Questa poesia ci dice che un'altra mappa che noi non vediamo è la mappa del nostro volto. Quella mappa che nel tempo si compone di tratti che a volte l'estetica moderna ci chiede di cancellare, ma che raccontano la nostra storia. E pensiamo per esempio ad Anna Magnani, che non voleva assolutamente essere truccata perché non voleva che si cancellassero le sue rughe, dicendo: ci ho messo tutta la vita a costruirle, perché toglierle? E allora questi fili, queste ragnatele del nostro volto che possono raccontare, possono essere un altro esercizio per noi per fare altre mappe, sono gli stessi fili che permettono
anche di trafficare con l'inatteso, con quella sorpresa, con quella meraviglia che dicevamo, riprendendo Rimbaud quando dice: ho teso corde da campanile a campanile, ghirlande da finestra a finestra, catene d'oro da stella a stella e danzo. E con questo vi saluto e vi ringrazio. Grazie. Non poteva esserci modo migliore.